in inverno per essere loro identificati. Non si nasconde nessuno, ormai con le frontiere chiuse tutti vogliono aderire al programma di relocation o fare o entrare nel circuito per la richiesta di asilo. Quindi non c'è nessuno che si nasconde, diciamo, e quindi fino a là tutto bene, anzi, invece che fare la fila vengono a prenderli col pullman e li portano alla questura di via Pazzini. Il problema è che hanno chiuso il campo e chiamato i mezzi della mettezza urbana, e fa sorridere in una città che sta affogando nell'immondizia vedere come siano arrivati tanti mezzi e abbiano buttato tutto: tende, sacchi a pelo, materassini, tavoli, sedie, la tenda, il gazebo che era discriminatamente proprio da infermeria, e non solo, aggiungo di più, effetti personali dei ragazzi. Allora voi immaginate, questo parte con due cose: qualche foglio, firma, diciamo, qualche lettera dei parenti e qualche foto di parenti che forse non vedrà più. E niente, è stato buttato tutto. Quelli che avevano già, erano già andati in questura, avevano il documento, gli è stato buttato quello. Sono stati buttati dei cellulari. Tutti gli effetti personali dei ragazzi sono stati buttati. E questo proprio è come dire, quasi uno sfregio, un accanimento. Che bisogno c'era? Che bisogno c'era, tra l'altro, di buttare alcune decine di migliaia di euro di donazioni di cittadini, appunto, in tende, in gazebo, in cibo, in sedie, in materassini, in lettini? Che bisogno c'è? Accanimento che evidentemente lo Stato ogni tanto deve fare vedere che ha polso forte, che diciamo ha la situazione sotto controllo. Dispiace che lo faccia sempre quando incontra delle persone come noi, come i migranti e le migranti nostri ospiti, ovvero per bene, che non hanno nulla da nascondere e non reagiscono, e magari invece fa dietro fronte a Goro e Gorino quando un'ordinanza deve manda a dormire in un albergo 11 donne e 8 bambini. Ecco, lì se fanno i cattivi, i signori con la camicia verde che bloccano la strada, lì lo Stato con la coda tra le gambe torna indietro. Ecco, qui invece di fronte a dei bambini vittime di tortura non si è fatto problemi a buttare tutto quello che ha trovato. Se diciamo forte con i deboli, quello che volevo dire io, forse cogliamo, no Andrea, esattamente il punto. Devo dire che purtroppo è sconfortante sentire, no, è triste e anche ingiusto. Andrea, senti, questo, siccome dobbiamo anche chiudere, il futuro è un appello, se lo vuoi fare utilizzando la nostra radio. Sì, l'appello è il futuro, è quello. Noi ringraziamo perché veramente c'è una solidarietà tra le cittadine, i cittadini, le parrocchie, le associazioni, le sedi di partito. Veramente devo dire che c'è una solidarietà bellissima che fa ben sperare proprio per il futuro di Roma. Ecco, continuate così, continui a sostenere il Baobab, ripeto, ma come idea di una città accogliente. Serve cibo, quello a lunga conservazione, secco, servono sacchi a pelo, servono i materassini, quelli da campeggio, servono tende. E serve anche che uno passa lì e ci parla con questi ragazzi e si accorge che sono ragazzi esattamente come i nostri, ma che vengono da storie più difficili. Diciamo, in questi anni della storia tocca a loro emigrare, come invece facevano i ragazzi italiani all'inizio del secolo scorso. Dopodiché tenere accesi i riflettori su queste tematiche credo che sia comunque una cosa che aiuti a tenere viva, appunto, una città più solidale. Andrea, grazie, naturalmente noi ci siamo per quello che naturalmente possiamo fare. Ribadiamo l'appello alla città a portare e a contribuire alla rinascita di questo punto, perché naturalmente, Andrea, non è che ci arrendiamo al 18° sgombero, aspettiamo il 19°, no, creiamo le condizioni, certo, per questo 19° sgombero. Non c'è 18 senza 19.
E naturalmente, esatto, no, ma andiamo avanti a questo punto, no, testa dura. Che uno ci deve essere. No, però se questa è la legalità che vogliono far intendere e di cui pensano che ha bisogno la città di Roma, qualcuno si deve anche mettere in testa che a Roma c'è anche chi ha un'altra idea, sia di legalità che di decoro urbano. Andrea, grazie per essere stato con noi. Direi. Grazie a voi. In bocca grazie al lupo. Andrea, buon lavoro. Ciao. Ciao, 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 arrivederci. Ciao. Possiamo definire perfetta adesso la puntata? No, guarda, oggi è un puntatone, mi è piaciuto tutto. E riemerge il Funari che è in lei. Mi è piaciuto tutto. A parte che Funari era del tuo municipio. Ah sì? Non lo sapevo. Se poi ti dico anche qual è il suo ristorante preferito. Dimmelo. Quello che sta lì a via... come si chiama? Via del Centro. E a Testaccio, lo stradone dove passa il tram. Via Marmorata. Sì. Perilli. Esatto. Pubblicità occulta. Tu li conosci tutti perché vai al ristorante. Però siamo alle 10:51. Volevo segnalare un buon esempio. A Roma lo danno i ragazzi del liceo Caravaggio, che con la loro inventiva curiosità e capacità artistica sono stati premiati per la campagna di comunicazione sulla contraccezione per i più giovani. E siccome noi ogni tanto trattiamo anche temi di salute, abbiamo fatto l'appello per la donazione del sangue, facciamo anche l'appello soprattutto ai più giovani per una contraccezione, diciamo, al passo coi tempi, sicura, e che, diciamo, metta in sicurezza la loro salute e anche, diciamo, la programmazione di dolci eventi che, appunto, se sono programmati, che se sono, è, che meglio. È meglio, e sono dolci, altrimenti sono sgraditi. No, altrimenti vanno bene lo stesso, perché uno si prende la responsabilità anche di quello che fa. È chiaro la situazione, la modalità battaglia qual è? No, ti prendi comunque la responsabilità. Ma non so, non a me, la responsabilità. Detto questo, sulla scia del braccialetto, non dite scemenze. In mezzo a tante cose, poi siamo noi cialtroni, che non dite scemenze, è una persona serissima. E volevo soffermarvi tutti e due, quanto siete cretini. Volevo però soffermarmi, siccome tocchi un tasto a me caro. Stai per dire una scemenza? No, parlando sempre del sesso. Vedo sicuro, no, perché vedo, no, perché vedo dove ha puntato, no, la manina. Perché, no, lui pensa che io adesso parlo dei vandali di questa città, quando gli ho già spiegato. Banale. No, gli ho già spiegato che i vandali hanno innanzitutto un problema dentro casa, di un padre, di una madre, che non gli danno due schiaffoni per direttissima. Detto questo, però, siccome abbiamo affrontato il tema dei parchi storici abbandonati, volevo invece riportare l'attenzione sullo stato di abbandono che, diciamo, riportano alcuni quotidiani di Villa Borghese, che è stato, diciamo, che è forse il parco per eccellenza. Beh, storico, il cuore, frate, è a forma di cuore, lo sai? Ah, non lo sapevo. Sì. Carino. Comunque a me mi è sempre piaciuto. Che chicche che ci regala già. Ma come si fa? Che come cosa? A governare questa città, a tenerla pulita, si governa a risolvere insieme i problemi del Babbard Experience. Come si governa, si fa? Intanto ci, diciamo, perché non ci si riesce? Non è vero che non ci si riesce. C'era un editoriale l'altra settimana che diceva che forse la frase di dire sempre che Roma è ingestibile sta diventando un alibi. E sì, io un po' ci credo. Roma è gestibile, è chiaro che è una capitale, è una metropoli e i problemi sono complessi. Io però penso sempre alla complessità, per esempio, di tenere insieme una famiglia. Come si risolvono i problemi in famiglia? Ci si siede a un tavolino, ci si parla in faccia, si vede qual è il punto di caduta e si cerca insieme una soluzione senza ipocrisie, dicendosi la verità e non contribuendo. Non è che poi tutte le famiglie, poi queste cose vanno proprio bene bene. Lo so, io sarei per una famiglia unita, quindi un, diciamo, vorrei bianco fare la mia parte. Non è che tutte le famiglie sono mulino bianco. No, ma guarda che non è una questione di mulino bianco, è una questione di metodo. È una questione di metodo. Le famiglie dove si parla e dove si condividono le scelte di solito sono quelle che vanno. Di solito sono quelle che resistono, perché poi, no, stare insieme anche è complicato. Io suggerisco questo metodo a chiunque voglia avere l'ambizione di governare Roma. E poi, chiunque volesse fare una famiglia felice. Poi, visto in che più, questa. Poi vi posso dire una cosa: e dicela. Un po' più d'affetto, un po' più d'abbracci. Cioè, Roma è pure così. Roma è emotiva, è passionale. Ma sì, cioè, non può esserci questo costante distacco tra chi governa e chi ha governato. Già, 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 le mani in tasca. Ci vuole pure un po' più di vicinanza, di chiusura.
No, l'altro giorno mi dicevano, sai, tu provi pietà. Io non provo pietà. Io provo compassione, cioè io condivido a volte le difficoltà che hanno i cittadini. Vabbè, per qualcuno puoi anche provare pietà. No, ma la pietà è proprio personaggi. Appunto, ma in senso dispregiativo. Sì, cioè, la compassione è proprio rendersi conto che ci sono dei problemi e condividerli con chi li vive. Questa storia del baobab, per esempio, a me veramente fa vergogna. Perché noi non ci rendiamo conto che le migrazioni sono un fenomeno di questo tempo. E una città come Roma non può non avere un hub, che poi nessuno ci spiega cos'è. Oggi Andrea ci ha spiegato benissimo. È un punto di raccolta dove il migrante che arriva sa dov'è la questura, sa quale autobus prendere per recarsi a un ospedale, sa che deve fare delle visite per vedere se il suo stato di salute è a posto, le info vale anche di base per la nostra sicurezza e il nostro sicurezza sanitaria, no? Voglio dire, se uno ha la scabbia è meglio saperlo e curarlo che mandarlo in giro per la città che a ne può contagiare altri, fra l'altro, chissà dove. E poi vorrei chiudere, Erika. Settimane fa avevamo parlato con noi, siamo qua. Senti, però adesso basta, adesso dai, che abbiamo 3 minuti e dobbiamo ringraziare. Aspetta, dando peraltro appuntamento stasera alla grande Gala. Manifestazione di atletica leggera. Avevamo parlato con le associazioni dell'ottavo municipio, vi ricordate? Associazioni che erano state chiuse, nidi scolastici, eccetera eccetera. A seguito poi del fatto che si era dimesso l'ex, a quel punto, ex presidente Pace. Oggi Pace ha trovato casa finalmente, ecco, volevo. Ma l'abbiamo siamo già lieti. Detto, Carla, l'abbiamo sicuro? Già detto. Comunque, nel dare appuntamento a tutti i romani d'Italia che si cade dalla regione, niente. Da lui che sta giocando il telefonino. Ma nel non dare ho appuntamento parlato. A e allora tutti. Se hai qualche Charles, nel dare appuntamento. Galoppato. Niente, non si può fare la trasmissione. Nel dare appuntamento a tutti i romani stasera allo Stadio Olimpico con il Golden Gala, che fa parte appunto del circuito. No. Spero proprio di sì, devo sicuramente la mia famiglia ci va. Sicuramente la mia famiglia ci va, ci andiamo sempre. Ringraziamo e chiudiamo la trasmissione ringraziando il nostro regista. Grazie Davide Moroni. Davide ci aiuta, che ci aiuta sempre. Ringrazio Alessandro Cozza, Giorgio Garra e me stessa per sopportarvi. Naturalmente ringraziamo il nostro editore. Scusami, ripeti come ci hai Massimiliano Morgante, prima. Vado avanti come si fa con i matti. E naturalmente Emilio Stella, Maria Pia, guarda, non mi tocca a Maria Pia che veramente andava a litigare. No, ringraziamo per la pazienza che ha avuto. Sono calabrese io su sta roba. E ringraziamo Emilio Stella per averci naturalmente regalato per questa 19esima puntata la sua sigla, che è ormai la nostra guida. Volete salutare? No, come hai detto, vado avanti come i matti. Ma io vado avanti perché voi ci altronate. Eccola. Ciao a tutti, buona giornata. Ciao, a giovedì prossimo. Piena di coraggio, con la laurea in tasca sta alla cassa e batte il prezzo. Scende ancora in piazza, crede nell'impegno. Esce con le amiche, si è pagata anche l'affitto. Peppe cerca un sogno nel gioco d'azzardo. Nei cantieri sgobba e quando torna a casa è stanco. Oggi è più contento perché ha fatto ambo. Porterà sua moglie a cena fuori per un giorno. A testa alta, gli eroi della giornata. A testa alta, conquistano la vita. Fieri come fiori, cresciuti sulla strada. A testa alta, comincia un'altra sfida. Si asciuga gli occhi, stacca dal call center, stende panni e lava i piatti. Non ha più il compagno, ma nei suoi 3 figli trova quella forza che la fa andare avanti. Mario ha 4 denti, ma sorride spesso. C'è chi dice è furbo e chi lo crede solo matto. Parla un po' con tutti e grida sono ricco. Finché al mare il vento e questo cielo come tetto. A testa alta, gli
quasi mai. Banche contro oro, sale slot e benzinai, schiere di serrande, di lampioni e falsi dei, centri commerciali su cui